nell'81, un prete che insegnava a Tricase, nel fondo del Salento, mi invitò a parlare ai suoi giovani e poi disse: andiamo a pranzo dalle suore dell'asilo, che era un frato delle suore di Ivrea. C'è anche il parroco, e trovai allora Tonino Bello, che era parroco di Tricase. E così allora mi resi conto di com'era, ma vidi anche com'era nel paese. Aveva questa intuizione, l'intuizione fondamentale era di essere attenti, di essere vicini ai poveri. Sua mamma, che era terziaria francescana convinta, quando era rimasta vedova con 3 bambini piccoli, li aveva educati proprio a questa vicinanza alla povertà. Pieno di fantasia, questo era per lui un valore, ecco, perché era un poeta, e allora anche nel parlare, sapeva toccare tutte le corde, aveva questi suoi giochi di parola, non i segni del potere, ma il potere dei segni. E poi questo grande amore alla Chiesa e a Gesù Cristo. Preparava tutti gli interventi e tutti gli scritti a tu per tu con il Signore. Quando mi telefonò la segretaria, la Bonino, che era morente, dico: ma mi prenoti per il lunedì prossimo, non so se ce la farà. Allora il giorno dopo andai a Molfetta e gli dissi: Tonino, il Signore può fare quello che vuole, ma può darsi che, come il Padre misericordioso, sia uscito già incontro al figlio prodigo. E allora lo alzarono, portarono in biblioteca, io dissi la messa e lui fece l'ultima predica, gli è stata registrata, sul Padre misericordioso che accoglie il figlio prodigo. Guardate avanti sempre con grande fierezza, con grande gioia, perché il Signore è vicino.